mi metto in contatto con il cantante Roccuzzo. Ciao Giuseppe, come stai? Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Ciao Giuseppe, bentornato, ben ritrovato qui all'interno del programma L'Invitato Speciale. Dunque, beh, insomma, un pochino ho raccontato quello che è successo nel 2020, appunto la tua partecipazione a X Factor 2020, che ti ha fatto conoscere appunto in tutta Italia. Tu hai presentato una canzone molto bella di Elisa. Promettimi. Che prima di pesare il prossimo passo, pensare se vale, ti ricorderai. L'hai cantata talmente bene che Emma Marrone si è messa anche a piangere mentre insomma tu ti stavi esibendo, no? E poi all'improvviso, dopo due o tre partecipazioni, ecco, tu non sei riuscito ad andare avanti in quel programma. E noi ci siamo incontrati in questo nostro programma L'Invitato Speciale, dove ci hai raccontato che con Emma in quel periodo, dopo quell'avventura, insomma, quell'esibizione, non avete più avuto rapporti, no? Giusto? Non vi siete più sentiti. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo quel grande no che ho ricevuto l'ho dovuto tanto metabolizzare. Infatti in quest'annetto e mezzo ho lavorato tanto sulla mia persona, sulla mia scrittura, sui messaggi che volevo lanciare, e ad oggi posso dire che quel grande no mi ha aiutato tantissimo a diventare più forte. Sì. E ho capito anche che uno non fallisce mai se si rialza in piedi. Tu con Emma vi siete più sentiti? L'hai più sentita oppure proprio no? No, non siamo riusciti più a sentirci con Emma ancora oggi. Ma tu ti aspettavi che fosse lei a chiamarti oppure insomma tu non hai avuto il coraggio di chiamarla? Non hai contatti magari? No, in realtà io ho cercato di contattarla, sì, però fino adesso ancora le nostre strade sono in posti diversi. Va bene ugualmente, anche perché comunque la tua carriera musicale sta continuando. Allora, Roccuzzo si trova in questo momento a Luino, dove vive tranquillamente, anche se tu sei siciliano di Ragusa, è vero? Esatto, sono della provincia di Ragusa, esattamente di Giarratana. Scusami, a Giarratana è famosissima per le cipolle di Giarratana. Sì, esatto. sono buonissime, le amo tantissimo. Senti, le tue sorelle, so che tu hai una sorella gemella che si chiama Claudia e poi le altre due, Nadia e Noemi, che ti dicono a proposito di questa tua avventura musicale? E loro mi incoraggiano sempre. Sì. Loro mi incoraggiano sempre, anche nei momenti dove un attimino ti demoralizzi e capita che dici ma sì, ma basta, però poi continui. Devo dire che loro sono sempre vicino a me, mi sostengono ogni singolo passo. E tu, musicalmente parlando, sei arrivato ad un punto in cui hai sfornato un nuovo disco che si intitola Solo io e te. Solo io e te è una canzone molto, molto bella. Mi piace tanto parlare di questo singolo perché è un singolo molto primaverile, con un sound stile anni 80 ma contaminato dal pop moderno, e ti lascia proprio lascia una bella atmosfera. Mi piace tanto ricordare sempre nelle interviste che è una canzone che io avevo scritto circa un annetto fa e riguarda la storia d'amore di mia sorella con suo marito. Quale sorella? Quale delle tre? E a me piace tanto. Allora, la grande Naomi. La grande, quella con i capelli. Ah, Naomi, io avevo detto Noemi, invece è Naomi, esatto. Scusami. Noemi, sì. No, tranquillo, diciamo che i nomi sono molto simili. Sì. E l'avevo scritta basandomi sulla storia d'amore tra lei e suo marito. Mi piace il fatto che molte volte ci sono persone che non possono raccontare le proprie storie come facciamo noi cantanti o noi artisti, ed è bello anche che noi ci medesimiamo in quelle storie e le raccontiamo ad altri. E svegliarmi vicino a te, un po' intontiti e col caffè, il giorno c'è, basta solo vivere. Grazie Roccuzzo, vediamoci questo visual, solo io e te, Roccuzzo, qui all'interno dell'invitato speciale. Ciao! Mi sono perso tra casini, storie complicate, cresco, guardo indietro e non so.
apatico e depresso, ma poi ho trovato te. Non so se c'ero senza te, il giorno sembra inutile se non ripasso tutti i tratti del tuo viso. A volte non è semplice